Do la parola all'assessore Bertero per le risposte. Allora, cioè, è evidente, no, che nei locali pubblici o aperti comunque al pubblico non si deve fumare, punto. Capita che si fuma, è inutile stare lì a girarsi, nascondersi dietro un dito. Qualche volta si è detto di non fumare, però a volte capita che chi è più incallito fumatore continua a fumare. Le misure da prendere sono un ulteriore avviso di non fumare in maniera più assoluta, altrimenti bisogna applicare le sanzioni. Per non essendo io che posso applicare le sanzioni, non posso fare le multe, bisognerà di nuovo avvisare chi deve applicare le sanzioni di applicare finalmente le sanzioni. Altre cose che si possono fare è inviare un'ulteriore, non so se si è già mai inviate prima, comunicazione da parte dell'ufficio del personale a tutti i dipendenti comunali, in particolare di quello dell'ufficio tecnico, se vogliamo, non solo degli altri uffici, devo dire, di non fumare, ricordando che oltre al discorso della legge c'è un problema di salute anche, non solo di chi fuma, ma anche, direi, soprattutto di chi è vicino a chi fuma. Naturalmente questo aggiungo solo che vale per tutti, comprese le persone qui dentro, comprese chi durante il consiglio comunale per caso gli venisse voglia di andare in corridoio a fumare. Vedremo di essere più, come dire, vedrò di essere più convincente di quanto non sia riuscito a fare fino adesso. Do la parola al capogruppo Grosso. Prego. Allora, dopo la segnalazione che io ho fatto verbale ad aprile, me ne sono arrivate non una, non due, ma altre 10 segnalazioni da parte di persone che hanno frequentato l'ufficio tecnico e hanno o sentito forte odore di fumo o visto dipendenti dell'ufficio tecnico fumare. In una di queste segnalazioni addirittura viene riportato che durante una riunione con gli amministratori alcuni dipendenti fumavano. C'era la porta aperta, hanno visto che in questa riunione presenti alcuni amministratori, i dipendenti fumavano. Ora, io vorrei ricordare che è vero, ci sono i cartelli con anche le persone preposte al controllo della legge, eccetera, eccetera. Ma a questo punto, oltre a mandare comunicazioni da parte dell'ufficio personale, io inviterò anche queste persone che mi hanno fatto segnalazione a chiamare i vigili qualora vedessero dipendenti del comune fumare all'interno degli uffici e inviterò a far multare non solo chi fuma, ma anche colui che è preposto al controllo e il datore di lavoro. Perché la legge questo prevede. La legge prevede che i soggetti incaricati di far rispettare, o meglio, la sanzione è applicabile anche ai soggetti incaricati di far rispettare l'osservanza del divieto che non ottemperano ai loro doveri. E in seconda istanza anche al datore di lavoro, nel caso della cosa pubblica, all'amministrazione. E non dovranno essere i cittadini poi a pagare questa eventuale multa. Ma dovranno essere gli amministratori, perché è loro primario compito tutelare la salute pubblica. Esiste una legge. Io sono un fumatore, ma ho rispetto della legge. Quando ho voglia di fumare durante il consiglio, o scendo sotto o vado sul terrazzino. La legge prevede anche che venga eventualmente
creato un'apposita stanza con impianto di areazione per i fumatori. Quindi, se c'è lo spazio, creiamo questa stanza, mettiamo questo impianto di areazione. Ma fino a quel momento io risponderò a chi ci ha fatto la segnalazione: signori, la prima volta che vedete, chiamate i vigili e fate applicare la legge. Quindi fate multare chi fuma, chi deve far rispettare il divieto di fumo e il datore di lavoro, quindi l'amministrazione. Grazie.